Il saluto di questa sera è legato al tema della storia dell'obiezione di coscienza, qualcosa che fino a pochi anni fa era un'esperienza diffusa. Sottoscritto è obiettore di coscienza, come altre persone che sono in questa sala, come altre persone che comunque hanno seguito questo appuntamento. E la mia esperienza è simile, al tempo stesso diversa, di quella di centinaia di migliaia di altri giovani dell'epoca, però un'esperienza importante. Grazie all'obiezione di coscienza, al percorso di formazione, mi sono avvicinato a Capitini, e quindi ecco, diciamo che anche il fatto che io oggi lavori come bibliotecario e seguo anche la biblioteca di Capitini non è casuale. Tra l'altro, aggiungo questo, nel ringraziare la NAI che ha dato il patrocinio, quindi l'Associazione degli Archivisti, l'Associazione Nazionale degli Archivisti Italiani, ricordo anche che oggi è la settimana del Bibliopride, quindi la settimana in cui le biblioteche, le bibliotecarie italiane ricordano il ruolo delle biblioteche nella società, diciamo, il ruolo della professione. Anche Capitini si è occupato di biblioteche, tra l'altro, e le poneva come uno degli elementi dell'educazione civica, della crescita civile di un paese. Quindi questo è per me doppiamente importante ricordarlo. Come dicevo, oggi abbiamo Marco Labate che presenta questo testo, un'altra parte che già, ecco qui, questa è la copia della biblioteca, quindi la potete prendere in prestito, ancorché la potete acquistare, come giusto che sia, perché ci sono alcune copie portate dall'autore. Abbiamo insieme a lui Giuseppe Moscati, che è il presidente della Fondazione Centro Studio Aldo Capitini, e abbiamo Andrea Mauri, che è qui archivista e studioso di Capitini e 100 altre cose. E quindi, detto questo, la mia parte di saluti l'ho fatta e do la parola a Giuseppe Moscati. Grazie. Un saluto a tutte e tutti. Si sente? Sì. Grazie Gabriele, beh, è sempre un piacere avere questa cornice per poter trattare di questioni che ci sono particolarmente a cuore, come quella che è oggetto di studio del saggio di Marco Labate. San Matteo degli Armeni non è una semplice biblioteca, è inutile che insomma ci giriamo intorno, è un centro attivo di cultura viva che insomma può essere ben invidiato da altre realtà, e a Perugia sicuramente rappresenta un polo vivacissimo, appunto di incontri, approfondimenti, nascita di idee, e quindi io con grande piacere porto il saluto della Fondazione Centro Studi Aldo Capitini, con la fortuna di presiedere, a voi presenti, a Marco, che è uno studioso degno di attenzione, lo ha dimostrato con questo testo intenso, frutto di non pochi giorni di lavoro, di un'attenta revisione, difficile trovare qualche refuso, raramente, ma insomma qualcosa si trova, ma si vede da subito che è un testo ben curato, con una grande attenzione, diciamo, non solo di studioso, ma anche di appassionato dei temi di cui si è occupato. E mi fa piacere anche che gli amici della NAI abbiano dato questo sostegno, insomma, questa vicinanza a una presentazione di un libro così importante. Quindi ci sono tutti gli ingredienti per una buona riuscita, non solo per l'incontro di oggi, che ovviamente porta in sé un piacere, cioè ritrovarsi, seppur con le mascherine, insomma, in un luogo di bellezza culturale come questo, ma anche, io spero, per la promozione di un libro che vale, tra i tanti che a volte insomma non ci convincono, ci lasciano perplessi, eccetera. Quindi
Io partirei da una impressione che ho avuto leggendo questo libro, che sì, nella bandella c'è scritto che Marco è un ricercatore dell'Istituto di Storia Contemporanea di Pesaro Urbino, però io credo che in sostanza sia un filosofo sotto le mentite spoglie storiche. Cioè, al di là della battuta, è ovviamente uno storico, però ha anche un'attitudine di ricerca filosofica che mi sembra giusto sottolineare. E parliamo di quella filosofia etico-politica che ha anche un'attenzione al sociale, e non a caso, insomma, a tratti sembra di stare davanti ad un testo di indagine sociologica. Voglio dire che la figura dell'obiettore di coscienza viene tratteggiata e definita e, come dire, in qualche modo approfondita in virtù di una serie di osservazioni che non sono da mero storico. Non si offendano gli storici, perché non è questo il senso delle mie parole. Ecco, io credo che Marco Labbate abbia dato testimonianza in questo testo, in questa sua ricerca, perché il testo di fatto è il frutto di una lunga ricerca, abbia dato testimonianza di sapersi muovere su vari terreni. E in un certo senso, se volessimo in qualche modo prendere in prestito la metafora dell'impianto scenico teatrale, questo testo fa pensare ad una scenografia che è fatta sostanzialmente da due grandi temi. Innanzitutto il fatto che ci troviamo dinanzi ad una grande questione di laicità. La storia dell'obiezione di coscienza è prima di tutto, io credo, una storia di laicità. Pochi giorni fa, sulla Repubblica, il 21 settembre, Enzo Bianchi, non cito mai volentieri un autore come lui, non perché io non lo stimi, anzi lo stimo molto anche per conoscenza personale, ma in genere le mie sono citazioni di autori laici, ma lo cito volentieri in questo caso perché, parlando della giusta laicità, egli scrive: si è gradualmente passati da una laicità di rifiuto o restrizione, il laicismo, ad una laicità di rispetto o neutralità positiva. Lo trovo un aspetto molto importante questo, detto da un uomo che viene da un'esperienza di comunità religiosa, eccetera. Una laicità aperta, proprio come la intendeva Capitini. Questa apertura è un po' una cifra della storia dell'obiezione di coscienza. Seppure questa storia abbia conosciuto, e questo libro lo mette bene in evidenza, tutta una serie di inciampi, tutta una serie di attriti, tutta una serie di difficoltà. Marco non a caso parla di fatica, lo vedremo velocemente. Quindi in questo impianto scenografico uno dei grandi temi è questo della laicità di fondo, secondo me un punto di partenza per leggere la storia dell'obiezione di coscienza, ma anche, e questo va ammesso con una certa amarezza, una storia di marginalità, una storia di triste marginalità, perché a fronte di tanti sacrifici, di tante battaglie, diciamo che le risposte della società italiana non sono state sempre all'altezza. Io farò delle citazioni rapide, veloci. Innanzitutto, proprio riguardo a questa fatica, nell'introduzione stessa Labbate scrive: una storia dell'obiezione di coscienza è anche narrazione della fatica che avrebbe incontrato per uscire da una collocazione laterale, e purtroppo ci è rimasta per tanto tempo. È una storia, appunto, che amaramente dobbiamo riconoscere come laterale, dice lui, o marginale in qualche modo. E più avanti, un'altra rapida citazione: sulla stampa lo spazio dedicato alle nuove obiezioni è sempre più asfittico. Si assiste a questo paradosso: mentre gli obiettori aumentano, l'interesse per la loro sorte si affievolisce. E questo è un aspetto che è molto ben presente, insomma, in questo testo. Capitini e Ceronetti, che sono due dei soggetti più presenti, soprattutto nella prima parte del volume, cercano di rilanciare l'interesse affrontando nuove iniziative.
nessuna di queste proposte avrebbe permesso all'obiezione di coscienza di uscire da una cornice elitaria. Ecco, qui facciamo ingresso in un terreno un po' accidentato, perché appunto, citando più volte Capitini, Marco sostiene una tesi che sì, questa forse qualche perplessità personalmente me la lascia. Quando l'espressione matura nel dibattito politico è un'istanza intellettuale filosofica, sostenuta in circoli dalla forte tensione spirituale che non inquadra figure concrete di obiettori. Questo è uno degli accenni critici, diciamo in qualche modo, nei confronti di un'azione che è lodata per tenacia, per ingenuità, per afflato, eccetera, da parte di Capitini, e però in qualche modo indicata come poco efficace. Capitini in qualche modo dota l'obiezione di coscienza di una base intellettuale dall'alta levatura morale e dall'esigente impianto teorico, che comprende il rifiuto degli eserciti, la scelta non violenta, il valore testimoniale del singolo, la non collaborazione al male. Tutto benissimo. E però io mi sento più vicino, poi sempre l'abate è, ad un altro passo che troviamo più avanti, in cui l'autore scrive: i compiti sono pratici, raccogliere nomi, anche di donne, di figure disposte a impegnarsi nel rifiuto di partecipare alla guerra e alla sua preparazione, quali che siano le convinzioni religiose e politiche, costituire comitati di assistenza per i perseguitati per motivi di coscienza, studiare esempi e metodi di resistenza non violenta. Capitini era fondamentalmente concentrato sul metodo, e non a caso, giustamente, l'abate lo fa, la sottolineatura della nobiltà dei mezzi perché i fini perseguiti siano altrettanto nobili. Promuovere l'iscrizione a servizi non violenti di sacrificio in tempi di pace, avviare gruppi di resistenti nelle città, nelle borgate, nelle campagne, una moltitudine che ponga l'esempio e il problema a tutti gli italiani. Ecco, quindi in qualche modo nell'evoluzione, nell'iter, diciamo, di questo testo, io ho notato un progressivo riconoscimento, poi magari l'autore, se vorrà, potrà dire qualcosa in merito, riconoscimento di questo sforzo, di questo tenace impegno per il perseguimento di obiettivi pratici. Fermo restando, soprattutto nella primissima parte del libro, che emerge questo aspetto di intellettuale a volte isolato, eccetera. E peraltro Capitini era quello che ripartiva dai piccoli gruppi, e quindi fosse stata una persona sola, ecco, per lui l'impegno era questo. Non a caso definisce la non violenza come un cominciare, e il cominciare significa mettersi a suonare, dice Capitini, anche quando gli altri non hanno ancora preso in mano uno strumento musicale. Innamoro senza aspettare che tutti quanti nel mondo si innamorino, ecco un po' il senso della non violenza. Quindi, al di là di queste perplessità, ma ripeto, lo stesso Labate in qualche modo dà nel libro la risposta, io non posso che fare veramente un elogio a questo testo. Mi sembra che, riprendendo quella metafora teatrale a cui accennavo, il palcoscenico sia pieno di soggetti molto ben definiti, che non si limitano a essere appunto gli obiettori. Gli obiettori sicuramente sono i promotori di un'istanza, però l'autore coglie sempre l'occasione del caso Pozzini, del caso Pietro Pinna, del caso, insomma, dei vari obiettori che va analizzando, per leggere la società, per leggere la cultura, per leggere la politica, per leggere i rapporti tra le istituzioni. E è qui che emergono i veri nodi della storia dell'obiezione di coscienza. I veri nodi che, poi abbandono questa metafora teatrale, se no mi tedio, costituiscono poi i costumi della scena, i costumi di scena.
E non a caso costume è una parola che ci interessa, poi magari Andrea Mauri dirà anche qualcosa in questo senso. Quindi abbiamo gli obiettori di coscienza, ma abbiamo anche i pacifisti, abbiamo anche i non violenti, abbiamo anche gli anarchici, quindi c'è un panorama, anche i pacifisti generici, no? Più volte abbiamo parlato di così, di pacifisti della domenica. L'obiettore di coscienza porta con sé e in sé un tormento, a volte di origine, di derivazione evangelica, altre volte laica, altre volte appunto anarcoide. E nella prefazione Anna Tonelli, per esempio, sottolinea la novità delle fonti a cui ha attinto Marco Labbate, che sono fonti istituzionali, sono fonti private e sono fonti a stampa. E quindi insomma ha fatto bene a sottolineare questo aspetto. Certo è che ne emerge la figura di un obiettore di coscienza che è un animale strano. E Marco Labbate in questo è un attento etologo. Ne osserva i movimenti, i comportamenti, gli atteggiamenti. Strano anche perché risente e fa, diciamo, è un po' egli stesso riflesso della stranezza della società in cui egli si muove e tenta di affermare le proprie idee. E il fatto sta che nel libro vengono messe molto bene in evidenza le diramazioni che dal soggetto obiettore di coscienza vanno a finire al foro interiore. E qui ci torna utile il riferimento a Kant, perché qui siamo nell'ambito della fuoriuscita, dello stato di minorità per cui Kant aveva assomalato l'illuminismo, no? l'autonomia dell'individuo, questo viene sempre fatto salvo, però poi c'è un aspetto politico della questione. E giustamente Marco Labbate qua e là va a sottolineare come a volte il fatto che sia rimasta una questione di foro interiore ha tolto della forza a livello politico-sociale di affermazione di questa idea. Poi appunto sentiremo anche lui in questo. Quindi abbiamo il foro interiore che rimanda alla libertà individuale, Kant l'autonomia. Poi c'è questo aspetto, ecco, questo forse più storico, dell'iter giuridico della legge, insomma tutto quello che ha riguardato il cammino dei diritti civili, che è una cosa fondamentale, su cui poi parlerà Andrea, penso, insomma, che anche questo è piuttosto accidentato, insomma, anche qui se ne potrebbero fare tante citazioni, ma non voglio sottrarre tempo agli altri interventi. Poi c'è una questione di apertura politica, io trovo particolarmente interessante, perché segna un po' una storia di interazioni sincopate con i partiti politici. Alcuni ne emergono, insomma, emergono con una bella storia di battaglie, come il caso dei socialisti, dei socialdemocratici, altri, diciamo, alcune ambiguità, sia del mondo comunista e sia del mondo democristiano. Però devo dire anche molto gustosi i passaggi in cui hai tratteggiato la figura di Andreotti, insomma, che gioca a scacchi un po', con molto interessante. Però ecco, questa io credo che sia proprio una storia di interazione sincopata, ripeto, con i partiti politici, che a volte sono solleciti, a volte si ritraggono, a volte attendono, come ha atteso la Chiesa Cattolica in tanti frangenti, no? E qui giustamente insomma affrontato la questione di Pio XII, attendista, poi noi lo conosciamo anche come colui che ha messo all'indice Religione Aperta di Capitini, uno dei più straordinari libri di Aldo, quindi Pio XII chi per lui, insomma, chi ha letto o male letto, male inteso Religione Aperta, tanto da metterlo all'indice. E poi questo rapporto appunto Stato-Chiesa che rimane un po' guardingo sostanzialmente, no? Sia l'uno che l'altro, guardingo o attendista. E poi in ultimo, oltre a questi attriti istituzionali, burocratici di cui accennavo, l'obiettore di coscienza si deve misurare sempre con una società in lento processo di modernizzazione, molto lento, a volte in maniera estenuante, e con questa alternanza di attenzione o disattenzione massmediatica che
oppure costituisce una discreta fetta, diciamo, dell'interesse di Marco. Beh, tantissime altre cose, si potrebbe prendere la figura di Pietro Pinna, ma insomma ci sarà modo per voi di esaminarlo meglio. Interessante il fatto che sin da subito tu abbia sottolineato, non è il primo obiettore di coscienza, ma è il primo che fa entrare la questione in una sfera politica, nell'agora in qualche modo, e quindi il dibattito, e quindi l'attenzione mass mediatica, e quindi il necessario confronto con le istituzioni. Quindi Pietro, o Piero, come gli amici chiamavano, visto che tu hai segnato, perché lui ha anche un uso implicitamente ironico del zic, no? Quindi quando ci sono dei termini, riportando documenti, eccetera, giustamente lo ha messo il zic, quando ci sono degli errori, delle grafie errate, eccetera. Pietro era anche Piero per gli amici, quindi va bene anche con la sua semplice R. È molto interessante il fatto che tu lo definisca un'Antigone moderna, questo riprendendo insomma quell'espressione. Emerge molto bene la figura di Pinna, perché è colui che non chiede l'annullamento o la distruzione o l'allogoramento della legge, ma l'integrazione, esatto. Cioè, secondo le sue stesse parole. E chiudo con una ulteriore, insomma, lode al testo, al volume, perché c'è un paragrafo che ho particolarmente a cuore, che è quello dove figurano gli acchiappanuvole. In qualche modo siamo coinvolti anche io e Andrea, sono curatori del dossier Capitini, quindi insomma, indubbiamente quello è un terreno di dialogo, ecco, diciamo così, molto affascinante già dal titolo, Comunisti, protestanti e acchiappanuvole. E di questo paragrafo mi sento di sottolineare in particolare il passaggio in cui torni in qualche modo a sottolineare il paradosso che secondo me carsicamente attraversa tutta la storia dell'obiezione di coscienza. Può sembrare paradossale che il controllo all'attività del gruppo capitiniano sia accompagnato da considerazioni che ne mettano in luce l'innocuità. Infatti Capitini nelle carte di pulizia viene spesso definito come innocuo, salvo poi invece essere visto come trotskista, come rivoluzionario, come lui che non schiacciava neanche una mosca. E quindi si parla di ingenuità, di sprovvedutezza. Dal 52, quando l'attività di Capitini si ridimensiona, le valutazioni sull'innocuità scivolano nel dileggio. Eppure la scarsa serietà, tra virgolette, attribuita alle azioni del filosofo non attenua il controllo. E questo è un paradosso. Grazie. E innanzitutto volevo chiarire il motivo per cui l'Associazione Nazionale Archivisti, la sezione d'Umbria, ha voluto dare il patrocinio a questa iniziativa, perché il libro è un libro ricchissimo. Io non ho letto tanti libri sull'obiezione di coscienza a livello storico, archivistico, tesi di laurea sono state tantissime, e in campo giuridico, in campo storico e anche in campo sociologico, soprattutto con il servizio civile sono uscite moltissime indagini. Ma questo forse è il libro più completo, più ricco di citazioni di fonti archivistiche che abbiamo mai trovato. E quindi quando ne ho parlato di questa iniziativa con il direttivo della NAI, subito, grazie anche al presidente che è Mario Squadroni, che è qui presente, abbiamo detto no, diamo il patrocinio perché merita molto. Io vorrei citare un attimo questi archivi famosi che lui, che Marco cita, e sicuramente ne salterò qualcuno perché l'apparato di note è veramente formidabile. Se c'è da fare un appunto forse all'editore, è che purtroppo, questa è una consuetudine terribile, le note sono a fondo del volume. Quindi questo, ecco, Mario lo sa bene, anche per fare ricerche, e questo rende molto complicato fare un confronto, un'analisi, eccetera. Se uno volesse fare un'analisi del volume attraverso le fonti, questo è un purtroppo un limite del libro a livello editoriale. Ci fu, ti ricordi Giuseppe, una volta
un nostro amico storico che disse a una presentazione ci vorrebbe una legge che obblighi gli editori a mettere le note a fondo pagina, per dire. Comunque, a parte la battuta, diciamo che naturalmente Marco ha scavato il fondo Aldo Capitini, depositato qui presso l'archivio di Stato di Perugia, fondi privati e pubblici presso l'archivio centrale dello Stato, che quindi ha citato moltissimo le fonti di polizia, ecco la chiappa nuvole, è un'espressione che sta in un documento della polizia, che di fronte a quest'uomo Capitini, così libero, diciamo fuori dagli schemi che in quel momento la politica presentava, diciamo come personaggi, a chiappa nuvole, come tutto questo gruppo degli obiettori di coscienza e dei non violenti. Poi archivi privati come quello del fondo di Maria Baiocco Remitti, questo è interessante che tu hai citato questo fondo, lei è stata la fondatrice dell'Associazione Italiana Madri Unite, un'associazione di donne che si era impegnata per la pace nel dopoguerra. Anzi, lì un altro appunto che potrei fare al libro è che tu citi giustamente a un certo punto le donne, c'è un paragrafo, poi si perdono un attimo. E quello però è interessante perché il mondo delle obiezioni di coscienza è sostanzialmente stato un mondo maschile, per evidenti motivi, no? L'obbligo di leva, eccetera. Però appunto le donne che apportano dato alla battaglia sulle obiezioni di coscienza. E lì c'è un capitolo dove lui cita molto questo fondo. Poi è ripreso molto, ha scavato sul fondo di Lele Basso, che è stato deputato del Partito Socialista Unitario, il fondo Arturo Carlo Iemono, famoso giurista, fondo Edmondo Marcucci, che sa Iesi, tra l'altro, anni fa, andai a vederlo questo fondo, è ovviamente un fondo molto interessante, il fondo Pietro Pin, che ho avuto anche l'onore di riordinare, quindi è stata una cosa importante, e fondi appunto del Ministero dell'Interno e altro ancora. Quello che manca invece è una cosa che secondo me è interessante, è il fatto che manchi, è la scarsa presenza di carte direttamente provenienti dagli archivi militari. E questo è un cruccio per chi deve fare ricerche di questo tipo, no? Perché Marco ha citato diverse sentenze per obiezione di coscienza, però le fonti, se andiamo a vedere, le avete trovate, se non sbaglio, soprattutto negli archivi privati, per esempio nell'archivio Pietro Pin, c'è tutte le sue sentenze, le sue cose, eccetera. Oppure citazioni da giornali, no? Che anche quello è stato un lavoro di scavo notevole, ma mai direttamente dagli archivi militari, perché gli archivi militari sono di fatto diciamo, non disponibili al pubblico, anche diciamo, archivi con carte di 50-60 anni fa. È ancora un grosso problema questo, per la ricerca storica, io direi anche per un fatto di trasparenza. Questo è, diciamo, in una presentazione parlare delle note può sembrare una cosa particolare, però è il nostro lavoro e quindi mi pare importante citare, soprattutto perché è molto ricco questo libro da questo punto di vista. E quindi, come dicevo prima, è forse il libro più completo e quindi è un grande pregio. Ma Giuseppe prima ha parlato giustamente di marginalità dell'obiezione di coscienza e degli obiettori di coscienza. La marginalità però va intesa in un modo storico, secondo me, nel senso che è vero che questi gruppi minoritari sono stati veramente a livello numerico molto limitati, perché Marco giustamente a un certo punto, anche una parte di copertina, cita il fatto che ci sono stati alla fine, fino al 72, 700 obiettori di coscienza circa, grosso modo, no? Però questo gruppo così limitato ha creato dei dibattiti immensi nel nostro paese, cioè i dibattiti sull'obiezione di coscienza, sul ruolo delle forze armate, sul rapporto tra democrazia e Parlamento, sui dibattiti interni al mondo delle obiezioni di coscienza, perché il mondo delle obiezioni di coscienza era molto variegato, era un mondo fatto di non violenti capitiniani, di libertari, di anarchici, di radicali, di liberali anche in senso molto lato.
E quindi tutti questi hanno creato delle dottrine politiche, hanno sviluppato in modo molto pratico dottrine politiche che al di là del numero hanno avuto una consistenza notevole sul piano del dibattito. E quindi la ricostruzione di Marco, da questo punto di vista, che fa Marco è eccezionale. Proprio. E non è, mi pare molto interessante il fatto che lui inizi il suo lavoro con una ricostruzione a partire dai lavori dell'Assemblea Costituente. Questo, anche questo è interessante, cioè il rapporto tra forze armate e democrazia, così come si era venuto a creare subito dopo la guerra. E qui mi è venuto in mente, quando leggevo questo capitolo, a quello che avveniva in altri paesi, no? In altri paesi ci sono state situazioni in cui addirittura l'obiezione di coscienza è stata riconosciuta nella Costituzione. Penso per esempio all'Olanda, no? All'Olanda che ha una lunga tradizione antimilitarista, religiosa e politica, tra l'altro non a caso, se non ricordo male, la War Resistance International sostanzialmente nasce lì, a quello che è avvenuto in Germania. La Germania, nella Repubblica Federale Tedesca, nella Costituzione Repubblica Federale Tedesca c'è un richiamo all'obiezione di coscienza. Quindi la Francia che ha un percorso molto interessante, una lotta durissima degli obiettori di coscienza fin dalla guerra in Indocina e poi tutta la vicenda algerina, ebbene la Francia riconosce l'obiezione di coscienza nel 1963. E per quanto riguarda le Costituzioni, l'Italia invece ha un percorso diverso, ma perché la storia italiana per tanti versi è diversa appunto da quella anche di altri paesi europei. E dove tutto il dibattito è sul rapporto su come devono essere organizzate le forze armate dopo l'esperienza del fascismo. Allora è sul rapporto tra forze armate e democrazia, in che modo? E l'obiezione di coscienza è assolutamente marginalizzato in questo dibattito, cosa appunto, come ho detto prima, non avviene in altri paesi. Addirittura, se posso fare un riferimento a quello che avviene negli anni 70, pensiamo alla Spagna. La Spagna nel 75, mi pare, muore Franco, c'è tutto un processo di transizione democratica e nella Spagna, la Costituzione spagnola del 78, riconosce l'obiezione di coscienza, come quella portoghese. A questo richiamo, che è un po' divaga rispetto al libro, però mi permette di dare un'altra chiave di lettura al libro, oltre a quella che ha dato Giuseppe, quella delle fonti archivistiche e la capacità sua del libro di legare tutti questi episodi. Cioè lui fa un lavoro anche di segue con grande attenzione l'evoluzione della legge sul dibattito politico preciso che c'è, e fa dei richiami anche alla normativa internazionale. Per esempio il Consiglio d'Europa, che nel 67 ha emanato addirittura un primo riconoscimento dell'obiezione di coscienza, riconoscendo l'obiezione di coscienza come un diritto primario della persona, un diritto di libertà, un diritto legato all'accrescimento anche delle libertà religiose e filosofiche. E quindi il dibattito sulla legge ha anche questo aspetto. E Marco, citando episodi legati alle varie divisioni dei partiti sulla formazione della legge del 72, poi in realtà fa anche un'analisi di tipo normativo, in qualche modo i punti più importanti per me. E questo dibattito rientra, pensiamo che per esempio negli anni 60 finalmente il mondo giuridico si apre completamente con una serie di articoli importanti al tema dell'obiezione di coscienza, come ho detto prima con questa risoluzione del Consiglio d'Europa, addirittura con la rielaborazione del principio del Tribunale di Norimberga e sul piano dottrinario, per esempio, restano i primi scritti di Venditti e di altri che elaborano l'articolo 52 della Costituzione in modo molto più ampio. Cerco di arrivare al termine, diciamo, questa prima relazione. Come diceva prima Giuseppe, il tema della laicità è presente in tutta la storia dell'obiezione di coscienza, ma la laicità
è in senso molto ampio, non è solo i partiti laici, no? Di cui abbiamo parlato magari in diverse occasioni, ma è importante perché la laicità è intesa come diritto di riconoscimento di diritti individuali. Negli anni 60, diciamo, l'obiezione di coscienza cambia nelle sue modalità, da dato molto religioso, filosofico e per motivi etici diventa molto politico. E Marco si sofferma molto su questo e c'è un carattere fortemente antimilitarista dei movimenti, è sottolineato bene e ben narrato, anche se io avrei dato più rilievo forse alle espressioni più politiche di questo movimento, no? Adesso sicuramente il rapporto con il movimento non violento per radicali forse potrebbe essere meglio articolato in qualche modo nel libro, no? Si è un po' veloce da quel punto di vista, perché anche se il Partito Radicale era molto piccolo, era, diciamo, però è stato di grande supporto sia come sedi per gli obiettivi di coscienza, sia come capacità organizzativa. Poi esistono i problemi politici, come no? Esistono tra le varie componenti, perché per esempio la famosa lettera che Martellino per esempio cita nel libro, nel suo libro sull'antimilitarismo in Italia, in cui Pannella scrive una lettera durissima a Capitini, cui dice che fa un riferimento alla presunta diciamo, incapacità di Capitini di sapersi, alla difficoltà di Capitini di relazionarsi con il mondo pacifista, e lui lo critica molto perché dice tu rischi di diventare succube del Partito Comunista, no? A un certo punto, dopo la formazione della Consulta della Pace, eccetera. Ci sono quindi tensioni, però sono anche rimediate da altri punti di vista, dal punto di vista delle organizzazioni, eccetera. E poi nascono, soprattutto negli anni 60, un evento, fatti molto importanti, sono le marce antimilitariste, e di cui vorrei farvi vedere alcune foto. Le marce antimilitariste sono un momento dirompente nell'Italia che, diciamo, in quel momento aveva uno sviluppo economico notevole, dove le tensioni politiche si svolgevano a livello di conflitto di tipo tradizionale. I movimenti non violenti delle varie componenti invece cosa organizzano? Ma sull'onda della marcia della pace per l'Assisi, ma sul richiamo della marcia del sale di Gandhi, in realtà organizzano delle marce da Milano a Vicenza piuttosto che da da Trieste ad Aviano, e vanno in qualche modo a incidere su quello che era il conformismo dell'epoca, cioè sui sacri valori della patria, e dire che la patria può essere interpretata anche in modo diverso. E io per concludere vorrei farvi vedere, magari anche col commento di Marco, alcune foto inedite di queste iniziative, foto che provengono dall'archivio del Movimento Non Violento, archivio fotografico del Movimento Non Violento, che tra l'altro sto riordinando, quindi un archivio insomma notevole, ci sono 3200 foto. Abbiamo ottenuto un finanziamento dal Ministero dei Beni Culturali per fare una schedatura e ho fatto una piccola selezione che in qualche modo potrebbe dare anche il clima, diciamo, Giuseppe, di costume, no? Che però il costume ha una sua semantica importante. La bellezza della foto è che dicono più di quanto non possa immaginare in realtà, cioè facendo anche la schedatura della foto mi rendo conto che a volte ci sono elementi notevoli, no? Piccoli particolari che ti fanno fare tanti richiami. Vabbè, bando alle ciance, quindi vado in queste foto. Sì. C'è il mouse, grazie, c'è il mouse, io senza mouse. Arriva. Sì. Volumino, questo è presentazione. Ecco, questo. Sì. Assista il monitore? Sì, spengo la luce. Sì.
ce la fai a vedere? Sì, sì, sì. Questo lo conosci. Allora, qui ecco, siamo nel 1949, qui è un giovanissimo Pietro Pinna. Ecco, di tutte le foto che faremo vedere sono solo due o tre e non vengono dall'archivio, ma mi sono servite per contestualizzare un po' la cosa. Ecco, sta piovendo. Allora, qui siamo al 1949, processo a Pietro Pinna a Torino. Come vedete lui è ammanettato, qui nella foto nella vostra sinistra, sì, anche la mia, viene intervistato da un giornalista. Allora, commento le foto, dopo magari sì, sì, no, due parole sul libro. Cos'è interessante di questa foto? Questa foto di Pietro Pinna appare sulla rivista Crimen, che era una sorta di diciamo rivista che si occupava dei casi un po' scabrosi, delitti. Compare in prima pagina la foto di Pinna, sotto la diciamo sotto la diciamo un caso, una vicenda di sangue avvenuta in una casa colonica, quindi era un pochino questo. Tra l'altro una bellissima fotocronaca, quella che viene fatta da Robbie Morgan, che poi sarebbe mancato di lì a poco in un incidente. Però perché è interessante questa foto? Per due motivi. Il primo è il fatto che appaia su Crimen, quindi comunque un giornale che voleva essere piuttosto rotocalco, piuttosto diffuso tra le masse popolari. Masse, ecco. E ci dice che il caso Pinna era veramente diventato un caso che aveva avuto una risonanza molto ampia. Fate conto che comincio il libro proprio con la citazione di un film di Totò, con una battuta, uno scambio tra Totò e Gianna Maria Canale, che svolgeva in questo film Totò e Mocò, che riprendeva un altro film, Il bandito della casa degli anni 30. Totò era un diciamo un uomo orchestra, quegli uomini che in questo film doveva girare con gli strumenti, e riceve in eredità una banda, è felicissimo, dice finalmente posso guidare una banda, per una banda di banditi, quindi si trasferisce per guidare questa banda di banditi ed diventa capo bandito. E allora questa diciamo avventuriera è affascinata, e allora gli chiede di battersi a duello. Totò rifiuta, no, non posso. Lei chiede, ma no, ti batterai a duello per me, tanti uomini lo hanno fatto, tu vuole che anche questo bandito famoso, come in qualche modo viene celebrato Totò, si batta a duello. E lui fa la battuta: sono obiettore di coscienza, non posso. Era una battuta, pensate, il comico di cassetta dell'epoca, cioè doveva essere una battuta comprensibile. Un anno prima sarebbe stata impossibile, appunto perché fino a che non arriva Pietro Pinna, come scrive Guido Ceronetti, l'obiezione di coscienza è un'espressione esotica. E questo ci dice anche l'importanza su quello che citava Andrea Mauri prima, ovvero il fatto che Aldo Capitini da un lato e un ex sacerdote modernista, Giovanni Pioli, dall'altro, sollecitino un dibattito in costituente. Era una proposta impossibile che venisse recepita all'epoca dai partiti politici, l'obiezione di coscienza. Però il fatto stesso che venga in qualche modo citata, affrontata, riceve anche dei voti a favore, soprattutto da parte del Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, quello che si era staccato dal Partito Socialista in seguito alla scissione di Palazzo Barberini del 47, ne nascono due, inizialmente, poi lo perde subito questa visione, inizialmente il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani si ricollega alla tradizione antimilitarista del socialismo di inizio Novecento, e in Costituzione è estremamente presente, in particolare grazie alla loquela di Umberto Calosso, questo deputato tra l'altro molto divertente, molto comunicativo. Ecco, quindi l'aver affrontato l'obiezione di coscienza è in qualche modo, riprendo tra l'altro nella bellissima introduzione che
mi ha fatto Giuseppe Noscati, insomma, devo dire, lo ringrazio tantissimo, e riprendo questo concetto di lateralità, perché secondo me utilizzare lateralità e non marginalità, proprio per questo motivo. L'obiezione di coscienza è un evento laterale che coinvolge poche persone, ma non marginale della storia italiana, proprio per quello che diceva Andrea Mauri prima, coinvolge nei dibattiti, è presente nella stampa, diventa in alcuni momenti casi che si accendono e poi si vanno a spegnere. Ed ecco allora il momento in cui Pietro Pinna diventa da obiettore che obietta nel proprio foro interiore, come fa anche Pietro Pinna e come avevano fatto quelli che lo avevano preceduto, tra l'altro senza mai definirsi obiettori di coscienza, e in Italia almeno, invece l'espressione aveva una certa diffusione in Inghilterra. Diciamo, c'è un aspetto intimo, privato di Pinna che obietta, e c'è la figura pubblica, l'obiettore pubblico, che è rappresentato da questa immagine, un ragazzo sorridente in mezzo ai soldati, lo troviamo in più, e l'espressione di una persona coerente e pulita. E diventa anche difficile poi per chi vuole costruire attorno all'obiezione di coscienza invece l'immagine del vigliacco o l'immagine dell'approfittatore, di chi vuole in qualche modo farsi una pubblicità, ed è molto presente sia nell'estrema destra ma sia anche in quello che viene definito l'aputismo, quei giornalisti che in qualche modo volevano affermare l'idea che era impossibile che ci fossero i santi sono pericolosi, i puri sono pericolosi. Ad esempio Montanelli avrebbe scritto parole, o Giovanni Ansaldo, coloro che comunque venivano da una certa adesione precedente al fascismo. E concludo su questo aspetto. Ci sono però un elemento che mi sembra, anzi due elementi che mi sembrano molto interessanti. Il primo è il fatto che tra il Pinna pubblico e il Pinna privato c'è un discrimine, un momento. A un certo punto Pinna scrive a Capitini, e qui guardate, secondo me si vede la levatura morale, la grandezza morale del gruppo che si era raccolto attorno a Capitini. Pinna scrive una lettera in cui chiede consiglio a Capitini. Ora immaginatevi questo gruppo, che aveva più o meno, ho visto l'elenco degli iscritti a questa associazione dei resistenti alla guerra, era più o meno 4-5 persone per città. Questo era il numero, un centinaio in tutta Italia, amici. Ora immaginate di avere finalmente un caso, e appunto fino a quel momento l'obiezione di coscienza era comunicata da un punto di vista culturale, da un punto di vista ideale, ma mancava un obiettore in carne ed ossa, ce n'era qualcuno ma erano sconosciuti. Finalmente si presenta l'occasione di un caso. Capitini rimane molto freddo. Non scrive a Pinna, sì, falla l'obiezione di coscienza, è il momento, è giunta l'ora, bravissimo, non lo sostiene. Lo avrebbe sostenuto tantissimo, con tutte le sue forze, solo dopo che Pinna in maniera autonoma matura quell'idea, dicendo davanti ai giudici: io non potevo in nessun modo, in qualche modo, instradarlo anche solo attraverso una suggestione, perché sarebbe stato lui a pagare di persona le conseguenze del suo gesto. Solo nel momento in cui Pinna matura autonomamente quella scelta, e allora diventa obiettore pubblico, nel senso che Capitini lo sostiene mandando una circolare a tutti i movimenti, all'internazionale, alla World Resistance International, che è fondamentale poi nel dare a Pinna e successivi obiettori un supporto internazionale. Vuol dire anche che a un certo punto l'obiettore numero 2, le Boine Santi, interviene in sua difesa Albert Einstein. Scrive a favore di Capitini Tatiana Tolstoi, quindi vi è questo movimento che fa sì che l'obiezione di coscienza diventi una questione pubblica dibattuta, venga citata nelle riviste, anche quelle scandalistiche o comunque che vogliono affrontare da un punto di vista scandalistico la questione, come omicidi, casi che accadevano, fatti di sangue, viene citata da Totò in una battuta, ma vuol dire che è diventato un argomento attorno al quale si discute, si dibatte. E diciamo, il merito è appunto questa congiunzione tra l'immagine di Pinna e, dall'altro lato, la presenza di un gruppo come quello capitiniano, che aveva, anche se appena, dissodato il terreno per questa, diciamo, per questa questione, per questa lotta.
Allora, qui appunto il processo fine, che è l'occasione per rilanciare l'obiezione di coscienza e chiedere una legge, e abbiamo Capitini, Calosso, Maiorca, che credo che fosse uno psicologo, forse chiamato, non mi ricordo bene, e il terzo, Marcucci, che è il mondo Marcucci, al processo Pinna, appunto sono stati chiamati a testimoniare al processo. E poi un'altra foto di avvocati, Segre, che poi è il fondatore della rivista L'Incontro, una rivista di Torino che è un punto di riferimento di tutto questo mondo, diciamo, di obiezione di coscienza, di anti-pacifismo, che Segre tra l'altro è morto da pochissimo, 107 anni, qualcosa del genere, insomma, una lunga vita. Poi ecco, io ho fatto un salto di 10 anni, che se uno volesse, diciamo, completare questi 10 anni, forse come leggere il libro, ma questo perché è il materiale che ho trovato. Questo secondo me è un momento importante, appunto la marcia per gli Assisi, non solo perché siamo qui, ma nel comizio finale, è il discorso conclusivo, anzi lo chiamavo il comizio improprio, ed è la sintesi di quello che in quel momento bolliva nei movimenti e nelle realtà, diciamo, antimilitariste e pacifiste in Italia. Quindi mi pare molto importante, non c'erano cartelli sull'obiezione di coscienza, ma sicuramente il tema era al centro del dibattito di quegli anni lì. E qui dobbiamo riconoscere il signore, quello che era da solo, Ernesto Rossi, poi è stato fondatore del Partito Radicale, antifascista, 10 anni in carcere, insomma è una storia. Pio Baldelli, poi abbiamo uno studente socialista giapponese, rappresentanza appunto del Giappone dopo la vicenda di Hiroshima e Nagasaki, che ha questo livello simbolico, e poi qui non c'è in questa foto, ma c'è anche Guttuso, Renato Guttuso. Andiamo avanti. Ecco, qui negli anni 60, diciamo, l'azione non violente diventeranno centrali nella storia del movimento. Qui, diciamo, come si sarebbe detto nei gruppi dell'estrema sinistra degli anni 70, l'obiettivo era conquistarsi la piazza. Nel senso, invece, come battuta che serve per capire un po' la vicenda, e nel senso invece non violento, quella di manifestare proprio il diritto a esprimere liberamente, il diritto a esprimere la libertà di coscienza, la libertà di religiosa e così via. Perché era assolutamente vietato andare in piazza, fare volantinaggi a favore dell'obiezione di coscienza, e infatti vedete la foto, questo con questa specie di grembiule gilet. È Pietro Pinna che a Milano mette questa cosa a riconoscimento dell'obiezione di coscienza, una cosa del genere. La foto successiva, che diciamo non l'ho messa purtroppo, è quando acciuffano Pietro Pinna e lo portano via per questa azione qui. Quindi negli anni 60 ancora siamo in una situazione di grande difficoltà rispetto a poter manifestare questo diritto. Meglio va a Bologna, appunto nel 64-65, con questo presidio, dove i temi dell'obiezione di coscienza comunque si in qualche modo intersecano moltissimo con i temi della follia nucleare, dello sviluppo nucleare, appunto qui c'è questo cartello, autoritarismo, coercizione, sfruttamento, militarismo, pregiudizi, ignoranza, dogmi. E questo è interessante, questo manifesto, perché è il preludio di una visione libertaria anche della società, che è la base poi dei movimenti per l'obiezione di coscienza che caratterizzeranno la fine degli anni 60 e gli anni 70. E cosa succede? 68, dove il tema libertario della critica all'autoritarismo è molto presente. E qua siamo nel 64-65. Più o meno gli ho dato questa chiave di interpretazione. Allora, aggiungerei... Come vedete le foto sono sempre... Allora, aggiungerei due aspetti che mi sembrano molto, molto interessanti. Tra l'altro, appunto, è anche
restituiscono un po' la mia emozione di trovarmi qui, davvero mi sembra quasi di portare a casa un po' quel libro, delle obiezioni di questo il mio libro, perché pensare che poi farlo a Perugia, la città di Capitini, fare questa presentazione ha un significato enorme, ecco, anche per me. Ci sono due aspetti che secondo me sono interessanti sui gruppi di azione non violenti. Innanzitutto sono in qualche modo un parto lungo della marcia Perugia-Assisi. La marcia Perugia-Assisi è davvero un turning point nella vicenda, nel rapporto, poi magari su questo Giuseppe Moscardi potrebbe dire cose più esatte delle mie, però nel rapporto tra Aldo Capitini e la sua azione non violenta, la sua adesione alla non violenza e la sua diffusione della sua della non violenza interna. Perché è il momento in cui passiamo da una diffusione nei piccoli gruppi a un portare avanti una duplice strategia, cioè l'idea che vi fosse una parte della popolazione che fosse meno matura per affrontare il tema della non violenza, quindi un pacifismo più radicale, e quindi avesse senso in qualche modo pensare che la pace dovesse essere divulgata a due velocità. Era un'idea che già aveva avuto fin dagli anni 40 e che riporta in qualche modo nella marcia Perugia-Assisi, che è appunto la prima grande momento di massa del pacifismo, di un pacifismo indipendente rispetto ai partiti. C'erano già state le grandi mobilitazioni dei partigiani della pace, e che in qualche modo lui pensa di strutturare da un lato creando la consulta della pace, che aveva appunto questa idea di essere il più possibile rappresentativa delle varie anime di un del pacifismo in Italia, di un pacifismo più generico, e poi un movimento non violento che invece offrisse una proposta più radicale. E per organizzare il movimento non violento chiama Pietro Pinna, che secondo me diventa un connubio ben assortito, perché se Capitini rappresentava proprio l'altezza ideale, Pietro Pinna dà alla lotta non violenta una dimensione molto pratica, che si concretizza nei gruppi di azione non violenta, che portano un'idea diversa di presenza dell'obiezione di coscienza nello spazio pubblico, proprio occupando le piazze e occupandole spesso con appunto piccoli gruppi che rimangono 10-12 persone, ecco, molte volte sono di questa entità, ma rendendole visibili. La piazza centrale, per esempio, il primo volantinaggio è anche molto interessante come si struttura. Facciamo anche conto che non avevano nessuno di loro una pratica della non violenza attiva, era semmai fino a quel momento era stata soprattutto teorica, e allora fanno il primo volantinaggio e vengono immediatamente fermati dalla polizia. Allora ne mandano altri due, vengono fermati anche questi due, altri due ancora, e poi erano esauriti, erano sei persone. Si aggiunge tra l'altro Antonio Susini, che poi sarebbe stato un obiettore, che li vede e dice, proprio vedendo che venivano arrestati, ritiene la cosa ingiusta e vuole partecipare, e si fa arrestare anche lui. E concludo. L'altro aspetto che mi sembra molto interessante è che vi è anche un processo, un percorso all'interno dei gruppi di azione non violenta, che poi, diciamo, in un primo momento sono piuttosto condiscendenti rispetto ai divieti delle questure, ma non accettano mai che una manifestazione sia vietata. Al massimo ci spostiamo, però non accettano mai il divieto. Successivamente invece non accettano nemmeno la proposta che sia spostata, e dicono questo è un... Lo abbiamo fatto per un motivo educativo. Siccome siamo una presenza nuova, anche le questure, anche gli apparati statali hanno bisogno di familiarizzare con noi. Quindi prima abbiamo consentito fino a un certo punto, poi non consentiamo più. Anche perché poi ci sono dei problemi del fatto che poi questi ragazzi vengono arrestati, vengono processati, e prima di giungere a una soluzione passano anche un paio d'anni, e siccome il gruppo non stava crescendo, un conto è la prima condanna con la condizionale, un conto diventa subire più arresti, quindi fino a che non arrivano le prime assoluzioni devono lasciar perdere. E da lì passano, lo vedremo nella foto successiva,
comunque in una delle prossime, ai sit down. I sit down, che appunto vuol dire fermarsi, sedersi, aspettare che siano le questure, cioè i questurini o comunque i poliziotti che intervengano, a sgomberare la piazza. Però il che rende la cosa molto più lenta, più visibile e fotografabile, e quindi finisce sulla stampa. E in qualche modo l'obiezione di coscienza comincia ad avere una visibilità di altro tipo. Sì, qui siamo Enzo Bellettato, che è una modalità simile a quelle che abbiamo visto prima, viene proprio trascinato di peso come fa resistenza passiva. Poi ecco, qui siamo invece a Piacenza, qui è una manifestazione molto più, diciamo, tranquilla, almeno da quello che si vede nelle foto. I cartelli purtroppo si vedono male. Interessante questa invece di Pannella e Bandinelli, fanno il sit-in a Largo Argentina nel 67, e lì erano già diverse persone, insomma, già stava crescendo l'iniziativa. E poi ecco qui, questa è un'altra cosa interessante, un altro tema enorme che tu tratti nel libro, che è quello della polemica dominare con il cappellano militare. Qui siamo a una manifestazione a Torino a fine degli anni 60, se non ricordo male questa foto è stata scattata a seguito di un arresto di un vettore, non mi ricordo il nome, però mi interessava focalizzare i cartelli, no? Sono un po' fissato questa storia dei cartelli. L'ubbidienza non è più una virtù, dominare può essere una vigliaccata. Allora, già il fatto di aver messo un cartello così da una manifestazione vuol dire che la vicenda di Don Milani e la sua polemica con i cappellani militari è dirompente, cioè nessuno andrebbe in giro con un cartello del genere se non in quel momento, se non ci fosse stata in quel momento questa grossa polemica. Poi mi interessa anche vedere, appunto, come diceva Giuseppe, il costume, l'ambiente, no? Ancora non abbiamo i ragazzi scapestrati del 68, abbiamo una manifestazione molto tranquilla, no? Con le ragazze con la borsetta e i ragazzi ancora in camicia e cravatta, che questa è una caratteristica che avremo fino al 67-68. Poi cambia anche proprio le modalità, che è un dato politico anche quello, cioè come noi ci rapportiamo con gli altri, per come vestiamo, e anche quello secondo me è un dato politico. Vabbè, cappellani non si servono due padroni, Dio e Patria, anche questo è interessante. Sì, no, guarda, dico scusa, adesso per andare indietro un casino. Due parole, perché credo anche le contraddizioni del mondo cattolico abbiano svolto nella storia dell'obiezione di coscienza un ruolo notevole. Se andiamo a prendere l'inizio, quello, il tempo di Pinna, già all'epoca vi era stata, il mondo cattolico si era ritrovato estremamente coinvolto, innanzitutto perché Pietro Pinna era entrato con la Bibbia in mano, quindi già era un'immagine potente, e lui stesso si era appellato alla non violenza evangelica nella sua prima dichiarazione, quindi e in qualche modo usando la Chiesa di averla tradita. Quindi diciamo veniva in qualche modo coinvolto il cattolicesimo. E inizialmente la cosa curiosa è che, per me anche sorprendentemente, c'era un dibattito piuttosto aperto. Quando Pietro Pinna fa obiezione di coscienza, sull'Osservatore Romano compare un articolo, la voce ufficiosa, in cui si rivendica il fatto che i primi a fare obiezione di coscienza fossero i cattolici. Quindi quasi a prendersi un'eredità rispetto all'obiezione di Pinna, dicendo: sono stati i terziari francescani nell'Arengo di Rimini a fare obiezione di coscienza. E un sacerdote interviene sull'incontro, appunto il Giornale di Segre, proprio per ribadire la stessa cosa, anche perché vi è un riferimento all'Unione Sovietica, cioè lì ci sono dei cattolici che fanno obiezione di coscienza rispetto a quel regime, o comunque che, diciamo, intendendo obiezione di coscienza nel senso più lato possibile. E quindi la questione della coscienza e del, diciamo, dell'andare in qualche modo contro l'autorità costituita, beh, appartiene anche al mondo cattolico. Questo dibattito viene troncato, interrotto pesantemente da di fatto un articolo sulla civiltà cattolica di Antonio Messineo, ma chiaramente vi è un intervento anche delle gerarchie
che in particolare, soprattutto lo si vede se ci si sposta, se si guarda con osservatorio la Francia, perché lì c'era la questione della guerra d'Indocina, quindi l'obiezione di coscienza anche tra i cattolici era una questione viva, i vescovi prendono posizione contro l'obiezione di coscienza, c'erano alcuni vescovi che avevano preso posizione a favore. Di fatto, comunque, con l'articolo di Antonio Messineo, qui è scoppiata la guerra di Corea, che rappresenta una chiusura di qualsiasi dibattito sulla questione, di fatto prima con l'entrata nella NATO, poi con la guerra di Corea si chiude qualsiasi dibattito su una questione che sia appena diciamo eterodossa rispetto a un'adesione all'Alleanza Atlantica, e quindi di fatto la Chiesa aveva chiuso questo dibattito, era rimasto un sacerdote isolato che comincia a parlare di obiezione di coscienza quando ormai l'obiezione di coscienza, c'erano state una serie di casi negli anni 50, poi si erano chiusi, ecco, questi casi non ne vedremo più, se non testimoni di Geova, testimoni di Geova che sono la maggior parte degli obiettori di coscienza, sono 622 su 708, tantissimi, ma rimangono molto laterali rispetto all'idea pubblica, loro stessi non vogliono che in qualche modo la loro obiezione diventi pubblica. Quindi di fatto l'obiezione di coscienza alla fine del 50 ha un 10 anni di quasi di silenzio, e rimane a tenerla viva da un lato Capitini qui a Perugia, ma in qualche modo ritirandosi fino alla marcia a Perugia, si sia più un sacerdote a Bozzolo che è Don Primo Mazzolari. Poi negli anni 60 le cose cambiano, sì. Le cose cambiano perché abbiamo da un lato la pira che a Firenze, sindaco democristiano, contro di fatto la censura di un film sull'obiezione di coscienza di Autant Lara, che trasmetteva un obiettore francese e un criminale di guerra tedesco, processato, una storia vera, dallo stesso tribunale. Il primo aveva commesso un crimine obbedendo un ordine, poi era diventato sacerdote e viene assolto, un obiettore invece viene condannato. E questo film, che era stato censurato in Italia dalla commissione censura, viene proiettato dalla Pira. Poi c'era stato un obiettore che si era rifatto alle parole di Giovanni XXIII, Giuseppe Gozzini, quindi dichiarandosi cattolico, e poi c'era stato il caso di Balducci che è sacerdote, aveva preso posizione a favore di Gozzini ed era stato processato, prima assolto e poi condannato, sempre con la condizionale, ma condannato tra l'altro con una sentenza in cui si accusava Balducci di non interpretare la vera dottrina cattolica. Quindi immaginate un tribunale militare che svolge praticamente un ruolo da interprete della vera dottrina cattolica. Quindi, e per questo viene condannato Balducci. E arrivo, concludo, a Don Milani. Don Milani è il... E qui secondo me riprendo molti stimoli dell'intervento di Giuseppe di prima. Don Milani in realtà nella storia dell'obiezione di coscienza non svolge un ruolo di primo piano, lo svolge per le due lettere ai cappellani e ai giudici, però c'erano stati all'interno del mondo cattolico fino a quel momento sacerdoti che avevano preso posizione sull'obiezione di coscienza in maniera ben più determinata rispetto a Don Milani. Don Milani più che altro rimane sconvolto da questo comunicato dei cappellani militari che accusava i giovani obiettori di essere vigliacchi, e questa cosa lo porta a scrivere quella lettera. Ma il vero cambiamento sta nel fatto che Don Milani utilizza un linguaggio che diventa estremamente, lo abbiamo visto nei manifesti, viene interiorizzato dagli obiettori, molti utilizzeranno gli stilemi di Don Milani, i paradigmi che utilizza Don Milani, la forma della lettera per esempio sarà utilizzatissima da quel momento da parte degli obiettori, e al tempo stesso utilizza un linguaggio che comunica con la nuova generazione, ed è qui secondo me che c'è la differenza tra Capitini e Don Milani, proprio nel fatto che Don Milani utilizzi un linguaggio che diventa un linguaggio di massa, veramente di massa. L'altezza Capitini, proprio nella maniera in cui nelle espressioni anche dei suoi libri, rimane più estranea rispetto alla nuova generazione del 68. Ecco, questa è secondo me la differenza. C'è un episodio che mi sembra interessante,
quando Don Milani deve essere processato a Roma, non si può recare perché è a Roma perché è malato, scrive la famosa lettera ai giudici. E Capitini dice, ma approfittiamo del tuo processo per fare un convegno. Facciamo un convegno sull'obiezione di coscienza. È l'occasione per fare, per in qualche modo suscitare un po' di attenzione. E Don Milani dice no, nessun convegno. Perché vuole che la lettera uscisse e fosse dirompente, non doveva avere anticipazioni, non doveva essere, doveva diventare evento essa stessa, cioè Don Milani punta alla costruzione dell'evento, anche da un punto di vista mediatico, e diciamo sarebbe stato quello che poi avrebbe fatto successivamente il Partito Radicale, l'idea di costruire l'evento, di rendere l'obiezione di coscienza mediatica, ed è questo il motivo per cui con l'entrata del Partito Radicale anche le manifestazioni diventano più consistenti, perché il Partito Radicale proprio ha un'idea comunicativa dell'oggetto obiezione di coscienza. Ce l'ha anche Don Milani. Capitini ha un'idea, secondo me, morale, spirituale, prima che sul come comunicarla. Mentre invece, ecco, tanto il Partito Radicale quanto Don Milani si pongono interrogativi sul come comunicare l'obiezione di coscienza. Dunque, questa foto di Forte Boccea a Roma, forse è più tardi rispetto alla tua cronologia. Sì, direi di 71 sì. Questa. 71 questa, complimenti. E dunque, qui però è interessante perché viene fuori il cartello Movimento Liberazione della Donna. No ai regolamenti militari fascisti, quindi c'è tutta la tematica dei codici militari su cui si faranno poi dei referendum nel 78 e nell'81, se non ricordo male. Poi c'è tutto il tema anche della sessualità, le donne obiettano con gli obiettori, non questa fotografia, non un'altra che farò vedere, cioè quindi il tema, diciamo, anti-autoritario comincia a essere sempre più presente in quasi tutti i gruppi, anche in qualche modo condiziona il mondo cattolico. Qui ecco, vabbè, insomma, il dettato l'ho messa perché ho fatto riferimento prima, andiamo avanti, e qui c'è i temi che dicevo, cioè la dirompente protesta clamorosa di un gruppo di obiettori di coscienza, in gran parte cattolici, che nel giorno della giornata del prigioniero di guerra occupano San Pietro. E questa è una cosa interessante, sono foto molto belle, vestiti da prigionieri militari, pace, ce n'è qua, ecco, qui addirittura le suore che fanno sit-in, questo è un altro elemento, siamo nel 71, quindi si ricollega completamente al discorso che facevi te. Interessante anche la foto in cui un obiettore di coscienza viene trascinato via da agenti in borghese, probabilmente potrebbe essere anche guardie svizzere in borghese, non si sa. E questo mi è sembrato molto bello, queste foto, particolarmente significativo, perché è riassunto di tutta una serie di questioni. Ecco qui, e poi questa è l'ultima guerra, poi altri 50, no? Perché no, si sente, no? Con leggera, l'ultima guerra, sì, però poi ce ne sono state altre 50. E qui è una manifestante che è appunto lì a San Pietro, la piazza San Pietro. E poi niente, poi nel 72 avviene quest'altro episodio, cioè la legge, l'approvazione della legge è un momento molto importante. La legge viene approvata definitivamente nel dicembre 72, tutti soffermi molto anche sulle iniziative e le polemiche anche all'interno dei vari gruppi, perché Pannella voleva per esempio l'approvazione della legge subito nel 72, che era una legge comunque discutibile, ma in quel quadro politico l'analisi era stata fatta per dire di più sicuramente riusciamo a ottenere, ma ho ottenuto questa legge anche a seguito di uno sciopero della fame durissimo del suo di Gardini. Però nel contempo, in quel periodo lì, vengono fatte un sacco di iniziative. Questa, siamo a Firenze, si parla già di obiezione di coscienza e di una legge truffa che si sta per approvare, e la vicenda dell'obiezione di coscienza è legata alla liberazione di Pietro Valpreda. Pietro Valpreda
anarchico accusato di aver messo le bombe, la bomba in Piazza Fontana il 12 dicembre del 69 o il 10 dicembre del 12, grazie, sì. E quindi i due temi vanno insieme, no? In qualche modo in questo all'interno del movimento. E poi c'è tutta la questione delle marce antimilitariste, che sono, come dicevi te, un po' l'esplosione in qualche misura, perché poi parliamo sempre di gruppi che hanno dai 300 a 400 a 1000 persone, che fare a un certo punto tu citi massimo 1000 persone, però queste marce hanno un'importanza notevole, perché attraversano tutti i paesi, sono motivi di dibattiti serali con le popolazioni, articoli di giornale si moltiplicano, eccetera. E è interessante questa foto di Ciccio Messere Pannella e Don Franzone. Don Franzone era l'abate della Basilica di San Paolo fuori le mura, che interviene in modo anche lui molto deciso a favore dell'obiezione di coscienza. E andiamo avanti, e queste le polemiche dell'antenemarce, no? Diciamo, allora, da un lato i caduti per la patria riguardano vergogna, e che voleva dire in realtà non aver capito che gli obiettori andavano nei posti, per esempio a Re di Puglia, a consegnare gli obiettori degli antimilitaristi, in questo caso, però diciamo si parla sempre di obiezione di coscienza, una corona di fiori in ricordo dei morti di tutte le guerre. Invece i gruppi nazionalisti in qualche modo vedono, anche i filofascisti, vedono questo come un attentato alla patria e al nazionalismo. E poi c'è questo più bellissimo, questo cartello in Piazza del Verdello, morta, questa è Udine, in occasione della farsetta antimilitarista, offerta speciale di finocchi drogati, perché chi è che fa queste cose? Finocchi drogati e puttane, no? Sostanzialmente erano sempre. E infatti qua ci sono, ecco, servizio militare del tuffo popolare, fuori i compagni delle galere, perché come dicevi te, prendersi la piazza, il discorso pubblico, e anche conquistarsi in luoghi simbolo. Quindi vengono fatte iniziative anche di fronte al carcere militare di Peschiera, e questa sulla vostra sinistra, no, vostra destra, è appunto un'iniziativa fuori Peschiera. E poi questo è bellissimo, Cristo si è fermato a Peschiera, non lo chiama Cristo, si è fermato a Re. Ecco, dibattito durante la marcia, altri momenti, ecco, questo è interessante, questo film che viene trascinato, questo è il carcere di Peschiera, viene trascinato decisamente a fare resistenza passiva e portato via. In realtà poi, non mi ricordo se nel 72-73 viene conquistato il diritto a manifestare di fronte al carcere militare, perché è una simbologia contro un'altra simbologia. Io manifesto, voglio manifestare di fronte al carcere militare perché lì ci sono i compagni arrestati, e quindi devo esprimere solidarietà, e perché in questo modo tu mi riconosci in qualche modo una mia esistenza. L'altra parte dice no, non vuoi, tu non devi manifestare, perché questo è comunque un luogo sacro, un luogo da preservare, un luogo. Quindi c'è tutta una simbologia nella nostra politica che è interessantissima. E poi ecco qui addirittura l'obiettore non è un uomo pericoloso, degno di caccia, esercito cane che guarda il padrone. Quindi già c'è il tema dell'antimilitarismo e del capitalismo, del militarismo e del capitalismo come elementi da abbattere. Questo nelle dichiarazioni del 71-72, quelli Ciccio Messeri, i gruppi, no? Due gruppi del 72 mi pare, che fanno obiezione di coscienza, eccetera, è molto presente questo dato molto politico, che poi si svilupperà dopo la legge, perché c'è un punto dove, su cui dopo vorrei dire qualcosa, obiezione di coscienza di massa, vedete sulla 500 che stava lì, e comunque anche quello è un dato politico interessante. Poi, questa è bellissima, una foto di, come direbbe Moscati, di costume. cioè, una ripresa dall'alto, qui è sicuramente è un comune friulano, attraversano
c'è di tutto, femminismo uguale non violenza, l'uomo finisce quando comincia il poliziotto, tutti nudi, cioè c'è proprio un'esplosione, diciamo, molto libertaria di manifestare. E poi è una bella foto. Che anno è, ce l'hai? Questo, dunque, questo siamo sempre 71-73. Andiamo avanti, ecco, qua la legge del 72 non ferma il diritto di coscienza e denuncia di discriminazione. Tu a un certo punto nel libro dici: l'obiezione di coscienza dopo la legge è la storia del servizio civile. Allora io dico che è vero, però va molto declinato, era alla fine del libro, diciamo, è stato un po' veloce, no? Perché in realtà nel 72, diciamo, quella legge, il servizio civile è tante cose, tantissime cose, anche disobbedienze civili, anche autoriduzione del servizio, Amnesty International che si interessa del fatto che per esempio il servizio civile è 8 mesi più del servizio militare, quindi è una discriminazione, ci sono molti diciamo autoridotti, obiettori che uniscono questa battaglia per cambiare la legge del 72, la 772, a un antimilitarismo molto deciso. E poi c'è tutto gli obiettivi di coscienza totali, che è la continuazione di quello che avviene dal 70 in poi. Gli obiettivi di coscienza totale dopo la legge sono tanti, sono veramente tanti. Insomma, adesso ovviamente non ho le statistiche, però ecco, quindi già inizia subito nel 72 una lotta, diciamo, molto importante, e poi esiste la LOC. La LOC che ha mille contraddizioni, insomma, però perché è, da un lato è accusato di essere il sindacato dei obiettori in servizio, ma dall'altro è una situazione che fa antimilitarismo, che fa, si unisce al movimento pacifista in qualche modo, insomma. Ah, quella frase mi ha un po' lasciato, ecco. No, se posso sì, sì, dire, e la frase, cioè se mai andrò in ristampe, la prima frase che voglio cambiare. Sì, sicuramente, diciamo, non è corretto dire che dal 72 la storia dell'obiezione di coscienza diventa storia del servizio civile, appunto perché abbiamo un momento estremamente, soprattutto fino a che non abbiamo la legge attuativa, un momento estremamente dinamico, proprio perché appunto lo Stato è assente, e allora abbiamo autogestione del servizio civile, autodistaccamento quando passa troppo tempo prima che gli obiettori siano destinati a un certo servizio, e poi abbiamo gli autoriduttori che sono stati un pochino anche messi da parte poi all'interno degli stessi movimenti, ecco, come se l'autoriduzione fosse in qualche modo fosse una lotta non del tutto compresa, però in realtà ebbe un effetto fondamentale, perché oltre a in qualche modo incarnare l'idea che il servizio civile dovesse avere la stessa idea, dovesse meritare la stessa durata del servizio militare. E guardate, e qui secondo me sta anche poi quello che dicevamo prima, la non marginalità, perché se oggi noi abbiamo un'idea che difendere la patria, e credo che se facessimo un'intervista, diciamo anche in piazza questa sera a Perugia, avremmo una maggioranza che indicherebbe la difesa della patria come un'idea ben più larga che non la sola difesa militare, pensando alla difesa del territorio, cultura, sanità, cioè, e questa idea è partita da un gruppo estremamente laterale, e oggi è un'idea che possiamo dire condivisa. Quindi ecco l'importanza, anzi secondo me questo aumenta la grandezza di Capitini, non la diminuisce, il fatto di aver comunque portato cambiamenti che a mio avviso sono assolutamente importanti, se non necessariamente riuscendo a coinvolgere le masse. Secondo me questo ci dice Capitini ancora più grande, ecco, come figura. Però gli autoriduttori hanno avuto un effetto molto importante, perché il riconoscimento da parte della Corte Costituzionale della parità, sia come valore, sia come durata del servizio civile e servizio militare, nasce dalle autoriduzioni di Silverio Capuzzo e Sandro Gozzo. Quindi, perché a un certo punto viene portata la legge davanti alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale prende posizione.
Quindi sono d'accordissimo. Diciamo la conclusione che non è, non è felice, è un po'. No, vabbè, ma no, ma è tutto bonario. Appunto, no, però è vero, perché no, ci tengo perché magari non la legge, cioè proprio è da correggere, è stato un po' figlia di dover ridurre, quindi l'ho tagliata e mi è saltato via un pezzo. Diceva Marco che il libro che avete, che è bello corposo, in realtà è la metà di quello che ho già scritto, quindi cioè, forse anche. No, giustamente Gabriele mi sollecita, ecco, no, ci sono domande, sollecitazioni. Dai, Mario, vieni qua. È impossibile. No, vieni così. No, dicevo, è impossibile far pubblicare tutto quello che si scrive. L'editore è un tagliatore di teste? Possiamo dire così. Vabbè, io qui ho questo omaggio a Pino, mi è venuto un po' spontaneo, insomma, questa è una foto col suo Vannucci, come potete conoscere, quando lui viene arrestato per questo. Probabilmente è questo manifesto, in realtà ci sono tante versioni dove ci cambiano poche parole, eccetera, non presta mai tutto, viene arrestato per Perugia e mandato a Piazza Partigiani per diversi mesi, poi interviene la grazia che lui non voleva, in realtà, ma a seguito di una un movimento molto, molto ampio di personalità proprio per il riconoscimento del diritto alla libertà d'opinione. In realtà lui in questo manifesto fa solo una serie di cenni al massacro della prima guerra mondiale e al ruolo dell'esercito che non è stato sicuramente tra i più positivi. E qui ecco il dipendio, questo che sono sulle scalinate dell'uomo, ho trovato anche queste foto abbastanza significative. E poi ecco, questo mi pareva carino, l'ho messo anche nell'inventario dell'archivio, nella copertina, insomma, una bella foto. E vabbè, io insomma adesso ho fatto, però sono interventi, sulla parte, diciamo, fino agli anni 50, inizio anni 60, anche loro ci sono, appunto, come hai ricordato, una serie di elementi, cioè Valsolari, Tu non uccidere, che tra l'altro viene mandato a Capitini come praticamente tutte le pubblicazioni della Locusta per essere recensite e diffuse proprio da Capitini stesso. L'importante fatto appunto di Tu non uccidere e il fatto che ad esempio, cosa inaudita, Capitini negli anni 60, nel 65, viene chiamato dalla RAI a un dibattito che poi viene pubblicato su una rivista della RAI, non è fantascienza, ve la faccio vedere, sta qui dietro, si chiamava Terzo Programma, sulla non violenza, è un dibattito in cui polemizza con l'allora ministro Bonella, che è il ministro della pubblica istruzione, eccetera, proprio sul tema della non violenza e il ruolo degli obiettori di coscienza. Quindi parliamo di una cosa della RAI, quindi nei primi anni 60. Questo per dire che c'era, nonostante le chiusure e le censure, c'erano delle maglie che comunque si stavano aprendo. Un altro elemento importante, dopo il 72, diciamo, è l'emergere anche della presenza femminile, cioè il discorso dell'anno di volontariato sociale, che poi si afferma anche qui come scelta volontaria, quindi non riconosciuta, ma un percorso che viene fatto da diverse ragazze proprio come risposta e come presenza femminile dentro il servizio civile, che poi porterà a un'altra serie di eventi, di riconoscimenti così. Non so se ci sono domande o osservazioni o volete fare un giro di chiusura, non so se Giuseppe aveva un'osservazione, diciamo, conclusiva per l'evento di stasera, non lo suggerivo assolutamente. Anche perché mentre si stava parlando, io parlavo di bibliotecario, sono andato a recuperare casualmente il foglio che facciamo vedere
sono proprio i documenti sul processo di cui si parlava del 63, che sono l'iniziativa di Milano, no? L'iniziativa di Milano, che sono arrivati qui grazie a Riccardo Tenerini, che li ha conservati e poi ci sono stati consegnati praticamente 2 mesi fa, quindi una cosa antica ma fresca. Prego. La mia è veramente una battuta, tanto per ringraziare ancora una volta Marco per questa pubblicazione che ci ha donato, di fatto è un dono perché pone le basi per l'apertura di un dialogo, infatti sin da ora insomma lo invito a nuove iniziative, a nuovi incontri della Fondazione Centro Studi Aldo Capitini. Ci farebbe piacere insomma che la tua voce fosse presente anche in altre occasioni. E mi sento di dire un'ultima cosa su questo lavoro, perché ecco, come ricordava prima Andrea, lo ricordavamo assieme, insomma è un libro intenso, sincero, di un approfondimento veramente insomma encomiabile. In tutte queste 300 pagine, di cui insomma, una buona consistenza hanno le note appunto, anch'io le riporterei, le arretrerei, però insomma, e in tutto questo c'è una sola autocitazione. E questo non è un elemento secondario, perché sta ad attestare l'umiltà di un ragazzo, insomma uno studioso, non è poco perché... insomma, mi sembra possa dire ancora di più, una parola in più rispetto alla serietà della ricerca che ha portato avanti a fronte di altri studi che conosciamo, insomma, continuamente autoreferenziati. E, beh, poi mi fido molto del parere di Andrea Mauri, perché lui che di testi sulla non violenza, insomma, e sull'opposizione di coscienza in particolare ne ha usciti diversi, insomma, ha indicato il tuo un testo di una limpidità, di una profondità significativa. Quindi ancora una volta grazie anche da parte di tutti noi. Vi ringrazio anch'io di questo incontro, ovviamente lo accolgo, spero ovviamente di poter tornare qui in un posto così bello. Volevo concludere dicendo, io sono stato anche molto contento che fare questa presentazione ci fosse il presidente della Fondazione Capitini e ci fosse Andrea Mauri, perché in realtà se non ci fosse stato Andrea Mauri io non credo che avrei forse mai scritto questo libro. È messo anche nell'aver fatto delle foto inedite che sta dietro la sua ricerca. Quando io scrissi il progetto di ricerca sull'obiezione di coscienza, questo progetto di ricerca io lo potei scrivere e potei portare delle fonti inedite, perché in quegli stessi mesi era uscito su Azione Non Violenta un articolo di Andrea Mauri che citava le fonti degli archivi della prefettura e della questura presenti all'archivio centrale dello Stato, che poi in qualche modo è diventato diversi libri, tra l'altro anche dossier Aldo Capitini. E quindi cioè, c'è questo fatto che questo fu ritenuto all'epoca un progetto di interesse proprio perché utilizzava queste fonti. E insomma, dico sempre, insomma, mi sembra che qui a Perugia avete uno scopritore di fonti che notevolissimo, veramente notevolissimo, a cui mi sento di essere grato per il lavoro che ha fatto in tante direzioni, però sempre con quest'ottica molto curiosa ma anche molto disponibile di metterle appunto a disposizione di tutti, come se fossero un bene comune, esatto, tutto quello che trova. Quindi ti ringrazio per lo dici.